però in qualche modo mi sposto da questa parte, va benissimo. Allora, buonasera a voi, io sono Mauro Castrighieri, voi mi direte, questo non è il mio lavoro, io sono il comandante dei guardiaparco nei castelli romani, quindi 19 comuni che fanno parte del territorio dei castelli romani hanno al loro interno agenti ufficiali di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Io sono il comandante, una professione che faccio ormai da decenni, da circa 30 anni, e quindi diciamo, non la mia passione è verso l'ambiente, ma una delle mie passioni è quella di tutelare l'ambiente, naturalmente, è il mio lavoro. E poi magari se ci sarà occasione potremo parlare anche dell'ambiente, della bellezza, della trasformazione dei castelli romani, del vulcano laziale, come si è formato così come lo vediamo adesso, ma come non lo avremmo visto. Le bellezze ma anche le difficoltà, l'abbassamento dei laghi, l'abbruciamento, cioè veramente c'è da dire, ma lo faremo in un'altra occasione. Questa invece è la mia passione, non è il mio lavoro. Premesso che io non intendo insegnare nulla a nessuno, nel modo più assoluto. Io, lo devo dire, lasciai l'università poco prima di laurearmi, perché poi andai alla scuola dell'esercito, alla scuola ufficiale dell'esercito, e dissi: tanto mi manca poco, vuoi che non la termino? Sono passati gli anni e quel poco che mi mancava non l'ho più concluso, però quindi non sono un insegnante. Sono animato da grande passione. Sono e mi definisco un appassionato collezionista, e quando parlo di collezionista sto sempre attento, perché a vedere ci sono collezionisti di spessore immenso. Uno ce l'abbiamo qua stasera, un artosauro, insomma, per cui io poi quando ci incontriamo in questi consessi uno sta sempre un po' attento a come dice, perché il timore di essere smentito è sempre abbastanza frequente, Però in qualche modo queste sono le occasioni per parlare, per rivivere quella bellezza che noi non potremo vedere più, che neanche voi avete visto, perché la vedrete dopo il 22 gennaio 44, che noi non potremo più, perché vedete fu bombardata, vedete fu ampiamente distrutta, poi ricostruita, certamente non nelle condizioni in cui si trovava, per cui quali sono le occasioni per poter riassaporare, rivivere, rivedere quella città che purtroppo noi non vedremo più. Le occasioni ci sono fornite dalle immagini, ovviamente. E quali sono le immagini? Buonasera. Quali sono le immagini che abbiamo a disposizione? Le cartoline. Qui le cartoline che di per sé hanno tutte una loro storia, perché la cartolina c'ha una bella storia dal punto di vista dell'immagine, ma c'ha una storia altrettanto bella su quello che c'è scritto sul retro, sulle condizioni, sulla grafia. Vi posso assicurare che ci sono delle cartoline che sono più belle da vedere sul retro che sul davanti, che l'immagine, perché sono delle cose bellissime. E per la cartolina spendo proprio una piccolissima parentesi per far capire qual è stata l'importanza di questo strumento. Alla RAI andiva un concorso negli anni 60 in cui bastava inviare una cartolina e chiedere, che so, una canzone, un testo, un qualcosa che facesse piacere ad esempio a quella famiglia. L'impegno era di scrivere su quella cartolina un aneddoto, un episodio, un momento della vita familiare. Io da obbligatiere, perché noi che siamo collezionisti andiamo in giro nei mercatini, no? Io da obbligatiere ho trovato un bel pacco di queste cartoline che erano
depositate per decenni nei magazzini RAI, e io ne ho trovato un pacco e me lo l'ho comprato. Vi assicuro che leggerle una per una, sai, domani mia figlia si sposa, noi avremmo piacere veramente che tu ci mandassi La vita vissuta degli italiani, una cosa bellissima, quelli che poi hanno ricostruito questa nazione. Quindi noi stasera, io metto un po' in qualche modo a confronto la Velletri che non vediamo più con la Velletri che in qualche modo noi abbiamo sotto gli occhi, con tutta una serie di differenze. Voi tenete conto che Velletri è stata una cittadina operosa, sempre, anche abbastanza ricca, diciamo. A Velletri si dice, no, i ferrari che vivevano l'inverno in città e l'estate in campagna, perché quasi tutti avevano la casetta in campagna, la vigna, insomma l'olio, il vino, una città abbastanza operosa. E quindi di conseguenza la ricostruzione c'è stata, non dico quasi subito, però è stata una città che si è rimessa in moto, ma in assenza di un piano regolatore, in assenza di un controllo, in assenza di uno sviluppo urbanistico in qualche modo anche indirizzato, beh, insomma, ci stanno delle cose che forse se avessero evitato magari ne saremmo stati tutti più contenti. Però iniziamo la nostra passeggiata, questa è una passeggiata ideale. Iniziamo dagli ingressi della città di Velletri, oggi guarderemo una parte della città, la prossima volta ne guarderemo un'altra. Forse possiamo anche spegnere un po' la luce, magari sì, è meglio. Vediamo? Questa è un po' l'immagine tipica. A chiunque parli di Velletri, tutti gli sapranno dire che disgrazia il palazzo di Velletri. Comunque, questa è l'immagine tipica della nostra chiacchierata. Quello che era la Velletri di ieri e quella che è la Velletri di oggi per certi versi. Naturalmente il nostro percorso lo iniziamo, diciamo, da fuori. Io ho messo questa immagine, la strada dei laghi, quindi la possiamo anche oggi in qualche modo percorrere la via dei laghi. Tenete conto che questo è il video che scende verso Neri, qui dove io illumino adesso c'è il ristorante da Baffoni, tanto per farvi capire dove ci troviamo. E quindi con in fondo il Monte Artemisio e questa è la strada dei laghi, qui adesso c'è Iacchelli, tanto per dire. Una strada che naturalmente negli anni ha avuto anche, diciamo, quei miglioramenti, comunque una strada che è servita tantissimo alla città di Velletri e anche ai velletrani. Queste sono le condizioni che avremmo potuto apprezzare, e qui ci troviamo già in qualche modo in un'epoca più recente, perché vediamo che siamo passati dai carretti e siamo passati alle auto. Oggi di questo spazio di fatto non vediamo più nulla, perché questa è una veduta che noi non apprezziamo più scendendo dalla via dei laghi poco prima del tiro a segno. Questa colonna, che è la colonna di un cancello, questa c'è ancora. Se voi ci fate caso, scendendo sulla sinistra quella colonna noi la possiamo ancora trovare, e siamo arrivati di fatto a Velletri. Panorama dal Ponte Rosso, quindi la cittadina di Velletri, i suoi campanili, ma la cosa che ci viene più in questo momento spontanea è il Ponte Rosso. Ma perché il Ponte Rosso? Poi per, diciamo così, in qualche modo per sincronia, dal Ponte Rosso siamo passati pure al Ponte Bianco. Il Ponte Rosso perché sotto quel crocevia, il crocicchio, praticamente al triangolo, tanto per renderci conto, lì sotto ci sono le arcate in cui passano i fossi che scendono dal Monte Artemisio, e sono arcate, ma sono presenti ancora oggi, non si possono più vedere perché poi l'aria ormai è diventata privata e quindi è difficile andare a vedere, ma ci sono ancora le arcate fatte di mattoni rossi. Quello è il motivo per cui quello si chiama il Ponte Rosso, perché un ponte di mattoni rossi lì sotto ci sta ancora.
E questo è ciò che ha iniziato a dare il nome a quella strada. Una strada che naturalmente negli anni ha avuto le sue modifiche. Queste non sono, meglio, queste sono piante che sarebbero molto simili a quelle di oggi. Perché queste io un po' le riconosco dalla corteccia, questi sono lecci, così come ci stanno adesso. Però non possono essere gli stessi perché queste sono immagini del 1905-1906 e naturalmente non sono quegli alberi che hanno più di 100 anni, per cui sono state piantumate nuovamente. Ancora, vedete, questo c'è scritto qua sopra, 1907, passeggiata del Ponte Rosso. Naturalmente le immagini di questa strada sono tantissime e noi possiamo apprezzare, oltre le alberature, possiamo apprezzare il senso della strada, il San Pietrino. Quella del San Pietrino è chiaramente una, chiamiamola, una facilitazione per il territorio in cui noi viviamo, perché il San Pietrino altro non è che un oggetto lavorato di basalto. Il basalto è uno dei prodotti del vulcano laziale. Il vulcano laziale ci ha dato il basalto, ci dà i lapilli, e diciamo che sono elementi anche importanti per le costruzioni, ci dà il peperino, la cava di peperino all'Acqua Lucia, la Cagliarina adesso che è stata chiusa, insomma, ecco, sono i prodotti di quello che è il territorio e sul quale poi magari potremmo anche approfondire. Oggi il cambiamento è questo, insomma, naturalmente, comunque è chiaro che questi non sono gli stessi alberi, ma in qualche modo comunque la strada un po' è rimasta la stessa. Ma se a noi dicessero: ma tu per quale motivo ricordi il Ponte Rosso oltre che per le passeggiate? Magari noi non lo ricordiamo bene, però credo che il Ponte Rosso si sia distinto negli anni per questo, il famoso imperiale, che partendo da Roma, imperiale innanzitutto per la sua fattezza, per la sua deformazione, non dappertutto. Voi immaginate che questo era gestito dalla Stoffel, la società tranviaria elettrica romana, che aveva due linee, una partiva da Roma e arrivava a Valle Oscura e l'altra partiva da Roma e arrivava a Benevento, con due diramazioni, una che andava verso Danubio e una che saliva verso Frascati. E sono rimaste in funzione questa sino al 1960, forse, poco prima. In ogni caso, la tranvia, naturalmente, 63-64 poi ha terminato. E vi posso dire che il periodo in cui hanno fatto i lavori a Viale Roma, in sostanza, voi ricordate, prima per andare a Roma si passava sul lato destro con i veicoli, o meglio, si parcheggiava, oggi si parcheggia al lato destro, prima si parcheggiava al lato sinistro. Quel traffico anche pesante sul lato destro generava delle perdite d'acqua. Perché? Perché sotto da quel lato c'è il tubo del 300-30 cm di diametro dell'acquedotto e il passaggio dei mezzi pesanti, il Cotral, i camion, le vibrazioni, una volta le condotte non erano fatte come adesso, che ci sono, diciamo, gli agganci, i bulloni. Una volta c'era in qualche modo un bicchiere e un tubo che si infilava e nello spazio tra il bicchiere e il tubo si infilavano delle zeppe, delle strisce di piombo e venivano battute. Con il passaggio dei mezzi pesanti, queste strisce di piombo con le vibrazioni tendevano ad uscire, ma la stessa cosa anche oggi, vecchi acquedotti così sono. Allora si è pensato che anziché farci passare i mezzi, ed è stata una scelta, diciamo, arguta, anziché farci passare gli automezzi sul lato destro, ci hanno messo le macchine parcheggiate. E devo dire che effettivamente da qualche anno tutte quelle mostrate, quelle perdite d'acqua non ce ne sono più. E
E se parliamo del tram, io questa la chiamo quella dei veicoli dell'epoca, perché qui troviamo il tram, troviamo una prima automobile, troviamo un carro trainato dai buoi e troviamo uno spazzino col carrettino a cagione. Quindi questa è una bella immagine, con io la chiamo quella dei quattro mezzi di locomozione, però ci fa capire quella che era la città di allora. Ancora un'altra immagine che ci fa apprezzare Viale dei Porci, quindi anche se in qualche modo lo possiamo pure dire, probabilmente Umberto mi confermerà, le cartoline non sempre le didascalie erano precise ed erano esatte, ma qualcosa si commetteva anche qualche errore, perché di fatto oggi Viale Roma, in qualche modo i villini, noi non la conosciamo come Viale dei Porci questa parte, però si fa apprezzare ancora una volta l'imperiale e comunque vedete le persone a passeggio, i villini, insomma questo è uno degli spazi belli di Venezia. Le rotaie, quando hanno rifatto le pavimentazioni, queste rotaie in alcuni punti sono ancora presenti su Viale Roma, stanno lì sotto perché non tutte sono state tolte. Ancora una bella immagine del, stavolta è Viale di Ponte Rosso, questa volta, e ancora un'immagine, poi vedete ancora l'elettrificazione, una vettura che viaggia sul Ponte Rosso, diciamo, che qui è oggi già chiamato Viale Roma. Io vi invito a vedere la pulizia e il decoro. La pulizia e il decoro. No, senza nessuna polemica, intendiamoci. Però voglio dire, evidentemente i nostri predecessori, i nostri antenati, in qualche modo forse ci tenevano un po' di più, magari. Io ho già immagino negli anni 60, questa è una foto di un po' prima, però evidentemente il decoro era qualcosa di più. Questa è un'immagine, un monumento di Garibaldi. Voi ricordate dove stava il monumento di Garibaldi? Esatto, il monumento di Garibaldi, eccolo qua, vedete Garibaldi, insomma, faceva la sua bella figura. Eccolo dove stava il monumento di Garibaldi. Poi è stato negli anni spostati, si è trasferito dall'altra parte ai giardini di Piazza Garibaldi, un bel busto in bronzo, poi un giorno hanno deciso che il bronzo costava tanto, probabilmente fonderlo qualcuno ci ha guadagnato e se soffrire il monumento, diciamo, è stato asportato il monumento di Garibaldi, che è stato di fatto, però adesso ci arriviamo, è stato rifatto in marmo. Questo era l'ingresso della città di Velletri, come lo vediamo. All'inizio. Sì, proprio l'ingresso piazza all'inizio di Viale Roma, e questa era così com'è. Guardate, guardate quel palazzo, cioè, è distintivo naturalmente. Le notaie, qui c'era la polizia stradale, c'era a suo tempo. Io ricordo, insomma, da ragazzino ricordo la polizia stradale. E siamo entrati di fatto nella piazza. Piazza Garibaldi, vedete, questa è un'immagine del 1900, o meglio, questa è una cartolina spedita nel 1904, ma l'immagine poteva essere pure magari di un anno prima, due anni prima. Poi per le immagini vi faccio vedere una cosa simpatica che credo piacerà pure a Umberto. Voi vedete la differenza tra, io li chiamo i peristili, il peristilio in antica Roma erano questi colonnati, diciamo queste aree abbastanza chiuse da colonne, a destra la troviamo abbastanza intatta, mentre a sinistra la troviamo già cedevole. Il motivo è semplicissimo, perché qui sulla sinistra, dove oggi si trovano i giardinetti, quello fu realizzato con la terra di riporto e con il materiale di costruzione ivi seppellito. Immaginate un po', non lo immaginereste mai, con la
demolizione di Porta Romana. Lì sotto ci stanno ancora i pezzi di Porta Romana, non tutti, ma ce ne stanno, e qualcuno si vede ancora adesso. E quindi naturalmente una costruzione sopra un terreno che è terreno di riporto, naturalmente è risultata negli anni scendevole. Tant'è che nelle immagini dell'epoca questo peristilio, questo colonnato, oggi è presente, ma tra qualche anno non lo sarà più. Eccolo già, vedete, il colonnato c'è il tram, c'è una macchina, il periodo, insomma, è quello che è, e qui il colonnato c'è stato, perché il colonnato era, diciamo, praticamente era andato in demolizione. Ancora una bella immagine, qui possiamo apprezzare, oltre alla stazione dei tram, così come la chiamano, quindi l'immagine, a me piace far riflettere, far vedere l'abbigliamento delle persone. Mi piace far notare che gli uomini portavano tutti il copricapo, perché il copricapo, il cappello, diciamo, comunque dà quella opportunità di salutare. È un po' quello che dicevo prima, la città un po' più pulita, ma anche le persone decisamente diverse. Noi vedremo delle immagini adesso la prossima volta, di contadini. I contadini che comunque venivano dalla campagna, ma voi vedrete con quale dignità, con quale abbigliamento dignitoso, tutti con il cappello, magari un po' scaciati, un po' sporchi, ma con il cappello, perché comunque quello consentiva di salutare, quindi di, come vogliamo dire, di rapportarsi con la gente. Ma guardate quest'altra di immagine, che guardate la bellezza pure di questi abiti femminili, gli altri di questi già ci stanno, i platani che ci stanno adesso, la chiesa e il campanile di San Giovanni Battista, naturalmente storica, le rotaie del tram che faceva il giro qui della piazza, i tram che sono pronti in arrivo in partenza, ancora l'immagine in cui si apprezzano meglio le rotaie dei tram, e questa è l'immagine della piazza e la guardiamo dall'alto verso, diciamo, i Cappuccini, una piccola chicca. A parte qui vediamo il somaro, il carretto. Se riuscite a vedere, qui c'è una croce. Questa croce stava all'inizio della salita dei Cappuccini. Questa croce esiste ancora e non la trovate più lì, ma la trovate se voi fate la salita dei Cappuccini, quando siete arrivati quasi in cima, che adesso c'è una cancellata che chiude, prima si salivano le scalette, adesso non più, o meglio solo in certe occasioni, lì sulla destra c'è una croce su un basamento di marmo, c'è una croce di ferro. Eccola, questa croce che sta qua, oggi, che stava lì, oggi la troviamo in prossimità delle ultime scale del convento dei Cappuccini. La stessa immagine oggi naturalmente la troviamo modificata. La croce sta qua sopra, qui c'è l'ultima scalinata e lì troviamo quella croce. Questa è un'immagine di repertorio velocissima, comunque l'inaugurazione del Sembrio nel 1932, ancora un'altra immagine con la venuta del re a Belletri, la fontana, la piazza oggi Garibaldi, comunque ancora un'altra immagine dell'epoca, insomma possiamo anche andare avanti velocemente, anche questa un'altra immagine. Ancora un'immagine dell'epoca, e ce n'erano tantissime. A me piace molto questa pubblicità da Rossi, perché ero ragazzino e Rossi andavano di moda, e insomma mi ricorda l'infanzia. La Rossi Vicenza, poi naturalmente la sua storia e le alberature, quindi ecco, questo è uno degli esempi, no? Senza nulla togliere, per carità, però palazzo qui adesso manca anche
anche sulla destra il peristilio, quindi in qualche modo ci sono stati bombardamenti, non troviamo più la chiesa di San Giovanni Battista, quindi questo palazzo che già esiste ma dopo sarà ancora innalzato, le pubblicità all'epoca, Bibi Gas e Liqui Gas, insomma, che stavano su, e l'inizio del corso. Questo è un altro aspetto di quella piazza. Guardate, io ancora una volta vi invito a vedere l'abbigliamento delle persone, guardate queste donne con il capriamo, con questi cappelli bellissimi. Questo giardinetto, come è diventato questo giardinetto, voi lo immaginate? Eccolo. Ecco qua il giardinetto. Il busto di Garibaldi di pietra, perché come abbiamo detto prima quello di bronzo va a sapere quale sia stata la fine, e ancora un'immagine che ci viene ancora più vicina, vedete il palazzo costruito di fianco a quello che dicevamo, le immagini delle auto dell'epoca, qui era il periodo in cui cominciavano ad avvicinarsi i taxi, ancora una immagine della piazza Garibaldi con i suoi giardini, insomma, devo dire, tutto sommato vorrei poter dire che non sia così, ma in effetti è un po' meglio di la viviamo e la vediamo oggi. Ancora un'immagine dall'alto, il Monte Artemisio, un'immagine dall'alto di come è la piazza oggi e come era all'epoca e come oggi. E in qualche modo qui siamo arrivati tutto sommato a parlare un po' del Ponte Rosso, l'arrivo, la piazza. L'infermiera che sta lì, in questo momento, la possiamo pure apprezzare qui, no, non questa, ma forse la prossima, eccola qua. Qui questo pezzetto di infermiera è la stessa che all'epoca, eccola, stava qui. Questo pezzetto di muro è lo stesso dell'epoca, gli alberi, i platani dell'epoca, naturalmente chi parlava qualche volta c'è stata anche, buonasera, c'è stato anche qualcuno che ha un po' provato a mettere in relazione il Garibaldi venuto a vedere l'ingresso con gli alberi, non c'entrano niente, gli alberi sono arrivati decisamente dopo, e ha apprezzato la foto di oggi, è un po' quello che dicevamo prima, cioè i palazzi, la ricostruzione fatta in qualche modo senza un controllo effettivamente ferreo, poi naturalmente genera delle situazioni che potevano certamente essere in qualche modo gestite meglio. E se siamo partiti da un ingresso della città che è quello del Ponte Rosso, adesso facciamo un saltino all'ingresso invece che è quello del Ponte Bianco. Questo è come lo vediamo oggi, ma non è sempre stato così, è stato anche in queste condizioni, questo penso che lo ricorderete un po' più o meno, perché questi sono gli anni 70, quindi tutto sommato lo possiamo anche ricordare, ma lo ricordiamo anche in questo modo. Lo ricordiamo in questo modo, questo era il famoso benzinaio di Taddei. Taddei il benzinaio. Quindi questo qua sopra è quello che oggi definiremo il parco muratori. Non c'era l'autostrada, quindi non c'era l'indicazione per l'autostrada, ma c'era, vedete, l'indicazione Napoli, la via Appia e Valmontone, la via Ariana dall'altra parte. E stando qua vicino, perché ci troviamo proprio all'ingresso di quella città, come non fare un salto veloce alla cantina sperimentale? Stiamo qua, ci ospitano, quindi in qualche modo noi qualcosa sulla cantina sperimentale lo possiamo dire, la bellezza, insomma, di questo luogo che è stato, devo dire, ha un po' una pietra miliare della città di Venezia, lo è ancora adesso. Una immagine di quella che era la vita, e questo qua, questa era la serra, è in sostanza quel piccolo caseggiato che si trova adesso oltre l'arco, lì c'era un caseggiato che era questo qua, dietro questo caseggiato adesso c'è quell'albero maestoso di avocado, anzi che stanno cadendo, questo è il periodo in cui
sono anche buoni perché sono maturi da mangiare, a chi piacciono. C'è anche quella possibilità, ma la cantina sperimentale, noi cantina sperimentale, è sempre stata un punto di riferimento per la città naturalmente, ma soprattutto per chi lavorava nel settore. Qui si chiamava appositamente cantina sperimentale perché qui naturalmente si sperimentavano nuovi vitigni, si sperimentavano delle condizioni di coltivazione diverse, le famose viti americane, che erano viti americane che venivano importate poi innestate. Ed ecco uno dei manifesti dell'epoca: Reggia cantina sperimentale, Reggio vivaio di viti americani. Il 28 corrente, ci troviamo nel 1901, il 28 corrente, alle ore 9:30 antimeridiano, nei locali della cantina si terrà una pubblica conversazione sulla peronospora, sull'oidio, sulla tignola e della vite, seguita da prove pratiche. Quindi qui si facevano anche prove pratiche. C'era qualcuno che veniva alla scuola, qui alla cantina sperimentale, ad imparare come si lavorasse nella vigna. Ancora un altro manifesto, e qui vedete, si riaprirà la scuola pratica sull'innesto. Se faceva già una mezza pubblicità. E quelli che si saranno distinti per assiduità e profitto riceveranno il premio coltelli Kunde. E adesso vi faccio vedere una foto, che questa è decisamente un inedito. Ecco i corsisti che venivano qui a studiare, ad imparare la pratica dell'innesto alla cantina sperimentale. E se voi ci fate caso, sono quasi tutti rivolti con la testa verso il basso, perché in mano c'erano tutti il coltellino con lo zeppo lungo 20 cm, che era quella l'attività che facevano per provare gli innesti. E qui c'è anche qualche genitore di qualche nostro concittadino dentro questa foto. E se naturalmente parliamo di vino, parliamo di vigna, non possiamo non parlare di vino e non possiamo arrivare a parlare del famoso verdetto al vino. Io questa ce l'ho messa, ma di queste ne sono state, diciamo, pubblicate tantissime. Il famoso verretto a vino che partiva da Vendetti, o meglio, non ne partiva uno, ma ne partivano magari una dozzina, e lungo i castelli romani, e man mano che percorrevano i paesi, non si percorreva la via Appia, ma strade alternative, eppure la Via Nuova non aveva avuto il suo avvento, quindi si percorreva la strada, si andava verso Roma e poi si aggiungevano i capelli a Genzano, e so, ad Albano, qualcuno scendeva da Marino o dalla Lumio Saliva, insomma facevano questa piccola carovana col cagnolino a bordo, perché di qualche volta si pure addormentava e tiene. Il cagnolino era quello che bastava la presenza di qualcuno che avvertiva la presenza di un, che ne so, un, poteva essere un cane o qualche altro animale, ma anche le persone, perché il brigantaggio non è mai terminato in quelle zone, e allora il cagnolino avvisava. E dato che si passava pure in aree che erano anche boscate, il caffettiere sovente che faceva? Strappava una bella frasca lungo la strada e poi la portava lì dove vendeva il vino, alla fraschetta. Il termine la fraschetta proviene dal fatto che poi quella frasca veniva infissa, veniva attaccata fuori dello spazio. E quando c'era una bella frasca fresca, era il sintomo che era arrivato il vino fresco. Se la frasca magari ci aveva già trascinato i giorni, che era strappata, quindi si era un po', come vogliamo dire, appassita, ecco che allora non era ancora arrivato il vino dei Castelli fresco. La frasca fresca invece stava a testimoniare che il vino fresco era arrivato. E questa era un po' la vita dei carrettieri. Quando vedete, si portava il vino, adesso da Rocca di Papa si portava l'aniele. Vedete Rocca di Papa, gli occhigiani andavano dalle parti
prendiamo dei rilievi verso i cimbrovini, andavano a prendere la neve, la compressavano, la comprimevano e poi la mettevano nelle grotte e la portavano a Roma, perché all'epoca non esistevano i frigoriferi, esistevano i ghiacciai, che erano questi contenitori, diciamo, queste dispense, queste credenze, dentro rivestite con dell'alluminio, con insomma metalliche, e allora potevano esservi inseriti o la neve, diciamo, compressa, oppure i blocchi di ghiaccio. A proposito, pure a Velletri c'era la ghiacciaia. A Velletri, a piazza, quella che oggi è piazza 20 Settembre, lì dove adesso mi pare che ci sia il gioco dei, non so, i logici. Poi comunque lì, e lì all'epoca c'era la ghiacciaia, e se abbiamo parlato del carrettiere, quindi ci fa vedere quelli che erano gli abbigliamenti dell'epoca, a me piace inserire qualche altra immagine delle, diciamo, dei vestiti dell'epoca. Questa in particolare, vedete, è una immagine francese, costumi italiani. Quindi significa che poi queste erano quelle che stampavano all'epoca, ma a me piace perché sta ragazza già, la famosa conca, no, tutto che le fontane, le immagini, le foto delle fontane, naturalmente a Velletri tante, e poi qualcuna la vedremo pure, erano contraddistinte da ste donne che andavano lì alla fontana con la conca, e con il famoso, certo, insomma, che si faceva questa sorta, a vedere come si dice, la groglia, insomma, poi il dialetto sappiamo che un po' si, come viene modificato, ma si mettevano questi contenitori in testa, e ancora un'altra immagine e un'altra ancora delle donne di Velletri. E siamo passati dagli ingressi di Velletri, ci avviamo verso l'interno della città, a Via Pina. Questo era il bellissimo palazzo della chiesa di San Giovanni Battista, con annesso quello che è sempre stato l'ospedale, il vecchio ospedale di Velletri. Tante immagini ci sono in giro dell'interno dell'ospedale. Qui oggi c'è una scalettina come all'epoca c'era, c'è un'auto, ma insomma in qualche modo oggi non si transita più, e questa è Via Pina. Però queste fioriere, queste balaustre, queste colonnine sono quelle che ancora esistono oggi, ancora ci stanno, e ancora un'immagine, il Palazzo delle Clarisse, il campanile di San Giovanni Battista. Via Pia perché Papa Pio IX elargiva pecunia. Quindi significa che quella strada venne fatta, sistemata, con i fondi che aveva messo a disposizione il Papa. Ecco perché via Pia. Ed ecco così come la possiamo vedere oggi. Insomma, il palazzo ancora tutto sommato esiste, anche se poi dipende un po' pure anche da una questione di gusti. Questo è un palazzo storico, non me ne voglia nessuno, per carità. Però l'idea di vedere queste insegne luminose, luminescenti, giorno e notte, insomma, addosso ad un palazzo del genere, io sinceramente sono uno di quelli che non è che apprezza molto, senza entrare nei meriti delle attività commerciali, assolutamente. Parlo soltanto dal punto di vista estetico. Ancora una bella immagine di quello che era l'inizio del corso, quindi il vecchio ospedale, la chiesa, il campanile di San Giovanni Battista, ancora una immagine della stessa strada, e quello che invece oggi ci ritroviamo, purtroppo. Comunque questo è un po' quello che dicevamo prima, in qualche modo chi ha ricostruito ha avuto evidentemente scarsa sensibilità, ma questa strada, questo luogo è importante. Eccolo qua, perché è importante? Perché in qualche modo tanti, quando parlano di Porta Romana, tanti quando parlano dell'ingresso a Porta Romana,
lo identificano forse con quello che era l'inizio del corso, in fondo dove stava in realtà una cancellata. Nella realtà la porta romana vera stava qui, qua. E bene ha fatto il mio Nino Alto nella ferramenta a far stampare questa immagine, questa gigantografia, che dà l'idea di quello che era, insomma, il luogo. Ma la porta stava qui, una porta costruita intorno al 1560 su progetto e disegno della porta, che poi a metà dell'Ottocento è stata in qualche modo demolita. Le ragioni sono molte, e chiunque pare che la più importante sia questa porta, eccola qua, forse questa porta non consentiva il passaggio agevole delle carrozze all'interno della, della strada maestra che era in corso, e forse, così si dice su alcuni testi, questa è stata la spiegazione che ho trovato, altri dicono che, insomma, c'era la necessità in qualche modo di materiali edili, ma non credo fosse quella. Forse la più plausibile è proprio quella che non consentiva agevolmente il passaggio soprattutto di quelle carrozze postali. Tutto sommato, andando sempre un po' di fretta, quello poteva diventare un momento di rallentamento, e quindi è stato demolito. Tanto per capire, per farvi capire poi i resti di quella porta, vi ho detto prima, qualcuno ai giardinetti di Piazza Garibaldi sta lì in terra, anche sotterrato. Qualcun altro, lo possiamo trovare dentro la villa comunale. E la villa comunale, nella parte bassa che va verso quell'ingresso che hanno aperto, che sta attaccato all'ospedale, ecco lì lungo gli stradelli a scendere, voi trovate qualcuna delle, diciamo, dei marmi lavorati che decoravano e che costituivano la porta romana. Qualcun altro stava qua, forse qualcuno se lo ricorda. Questo è l'ingresso posteriore del comune dove stava il museo, eccoli. Quindi, insomma, sono stati un po' spazi per vederci. E se siamo arrivati all'inizio del corso, siamo ormai il passaggio successivo, siamo arrivati di fatto a quella che è la piazza centrale della città. Mi piace ancora una volta far notare, vedete, la conca, vedete i vestiti delle persone, l'uomo col cappello, questa donna con questo vestito sblusato, bellissime, bellissime. I palazzi, non c'è bisogno che io ve li debba descrivere, insomma, il famoso palazzo Boffi qui sulla sinistra, la torre del Triglio, con l'orologio che guarda a nord. Sapete che la torre del Triglio, del 1300 circa, gli orologi ci sono stati sino a circa il 1930-1935, un orologio a valle e un orologio a monte. La strada, la parte, la facciata che guarda verso via del comune, anche da quella parte c'era un orologio, anzi lì c'era pure una meridiana, e sono stati tolti prima dei bombardamenti, quindi fu una scelta, forse perché magari non funzionavano, bisognerebbe andare a vedere poi i giornali dell'epoca. Comunque, in ogni caso, forse il nostro amico Umberto ci può dare un'indicazione maggiore, vero Umberto? E l'apprezzeremo con piacere. Diciamo, gli orologi sono stati tolti con la ristrutturazione, siamo parlati intorno al 1930. E siccome perché in realtà nel 1353, anno in cui hanno costruito la torre, chiaramente non erano utilizzati, e quindi si è voluto togliere queste superfetazioni aggiunte nel corso del 5-600. Hanno tolto in quell'occasione, in queste occasioni di restauro, hanno tolto gli orologi e si sono riscoperte le bifore che si stavano. Esatto. E quindi, insomma, come dicevo, fino al 1932, se non sbaglio per l'esattezza, quindi gli orologi. Dopodiché la piazza si è fatta apprezzare anche per altre ragioni. A
me piace ricordare, vedete questo, vogliamo dire, questa costruzione qui al centro della piazza. Per favore, questa costruzione, questo ospitava il concerto della domenica. Adesso vi racconto una, diciamo, un aneddoto, che poi è realtà, in verità. Io, Umberto lo sa, noi andando in giro per i quartieri, a volte trovi delle scatole, no? I quartieri dicono, guarda, forse te trovi cose di Vendredi, o forse te trovi cose della tua città. Accorto, ma dice, guarda, 50 euro via da tutta la scatola, poi chiaro, il rischio del collezionista è quello. Poi trova cose che non ti interessano, ma poi trova magari pure cose che ti fanno al piacere di aver trovato. Io in una di queste scatole, un avvocato di Vendredi, un avvocato di metà 800, fine 800, ho trovato praticamente un fascicolo, un faldoncino, in cui dentro c'era la corrispondenza tra il comune di Vendredi ed un, diciamo, un soggetto che suonava all'interno del concerto della città di Vendredi. Vendredi aveva la sua, oggi si chiama banda, all'epoca era il concerto di Vendredi. E c'era un regolamento con tutte le particolarità, chi erano i concertisti, che strumento suonavano, qual era la divisa che indossavano, qual era diciamo, la retribuzione monetaria che gli veniva data. Era un regolamento con sotto elencate le firme del sindaco, della giunta, quelli che c'erano all'epoca. E perché nasce questo fascino? Perché uno dei suonatori, uno dei concertisti, ad un certo punto abbandona, diciamo, la banda. All'epoca, così come oggi si farebbe, che il datore di lavoro in qualche modo oggi si chiamerebbe TFR, oggi si chiamerebbe, all'epoca veniva messo da parte una quantità di denaro detratta ogni mese da uno stipendio o comunque dalla retribuzione che andava a costituire questa buona uscita. Perché si va dall'avvocato? Perché sto signore, il concertista, dice al comune, guarda che io me ne sono andato e tu mi devi riconoscere quello che mi aspetta. E il comune gli risponde, non solo non ti riconosco quello che ti aspetta, e tutto questo in linguaggio vi assicuro solo da leggere, perché te ne sei andato e non mi hai neanche avvisato. Ma affretta a restituire l'istrumento, perché non è neanche tu, è il nostro. E allora, diciamo, in questo fascicolo, io ho ritrovato questa corrispondenza tra l'avvocato che tutelava gli interessi del concertista e l'amministrazione comunale che naturalmente dal tanto suo non intendeva. Poi alla fine sono andati a finire con una commissione provinciale, poi con una corte dei conti, oggi si chiamerebbe, che autorizzò il pagamento del 50% di questa dazione. Ma la cosa è veramente carina perché? Perché io ho trovato il regolamento, ma tutto scritto a mano, vi assicuro, una cosa bellissima, meravigliosa, con questa corrispondenza epistolare tra l'uno e l'altro che quello voleva i soldi e quello non glieli voleva dare. Andiamo un po' più di fretta perché forse stringiamo con i tempi. Facciamo una sosta? No. Continua 5-10 minuti e finisci. Ah, c'ho 10 minuti e finisco. E piacere parlare in qualche modo. Allora, 10 minuti e terminiamo, andiamo un po' più di fretta. Allora guardate, se mi consentite, vorrei andare avanti velocissimamente per quelle che sono le cose che mi piaceva invece farvi vedere, diciamo, parte questa. La possiamo vedere, stiamo dicendo però l'immagine, vedete questo? Ma questo qua non è la gonfia. Chi ce lo dice? L'innaffiatoio non mi può bastare, se ha ragione. Questo è il broccone. Il broccone che naturalmente, come si dice, la giovane età della signora, insomma, il broccone all'epoca era il broccone. Quindi, questo è una delle immagini, vedete, un po'
di differenza c'è tra questo e quello. Abbiamo perduto una galleria importante, eccola ancora di tutti i Bernardini, ne abbiamo perduta una importante, ma abbiamo guadagnato una. Ma vado proprio velocissimamente, perché questo era quello che, vedete, non è che un po' di differenza la troviamo. Questo è l'unico pezzo che ancora esiste, perché se fate Viale Bruno Guozzi, queste erano le scuderie, ancora le possiamo apprezzare, guardate, eccola così come lo troviamo adesso. Ma vi voglio far vedere una cosa, ecco così com'è, vi voglio far vedere i personaggi dell'epoca, la gente dell'epoca. Questo è il portale della Villa Ginetti, qui in qualche modo è un po' il portale della Villa Ginetti, ma stava veramente là dove lo vedete adesso. Ancora il portale della Villa Ginetti, ancora la conca, una delle manifestazioni. Oggi chi non conosce un po' la storia dell'epoca, che direbbe, ma questa è lì dove stava il cinema Fiamma, quella è dove sta adesso il portale. Nella realtà il portale non stava lì, ma il portale stava qui. Qui era l'ingresso del parco Ginetti. Esattamente dove? Dove stava il gelato Menino? Ecco, questo palazzo non c'è stato. Il palazzo non c'era, ma avendo parlato della villa comunale, e vediamo la villa comunale, chi ci andava e si facevano le foto. Da ragazzini pure andavamo alla villa comunale, le scuole elementari, tutti con sto bel fiocco a fare le foto, ma ci andavano pure i grandi. Guarda, io ti posso dire che questo signore qua, questo lo posso dire perché il signore era un mio amico, questo è il papà dell'architetto Bruno Fede. Questo è Pietro Fede, quindi in realtà a questo punto la voce repubblicana evidentemente era una riunione, chiamiamola così, di partito. Ma non solo, guardate che altre belle immagini. La polizia locale, oggi, all'epoca vigili urbani, guardate, io di tutti questi qualcuno lo conosco, ricordo qua il maresciallo Corsetti, che era un ragazzino e ancora c'era, vedete, tre bici, una moto, ancora un'immagine, ecco per esempio questo signore me lo ricordo, qualcuno di questi me ne ricordo benissimo, e poi una foto carina. Umberto questo lo conosce sicuramente. Se noi abbiamo tante immagini della città di Vernetri, se noi abbiamo tante immagini che hanno fatto il giro del mondo, ma che soprattutto ci consentono oggi di poter rivivere quell'epoca, lo dobbiamo anche a questo signore. Questo è Pio Stratta, uno degli editori delle cartoline della città di Vernetri. Sapete dove è sepolto Pio Stratta? Ve lo dico io. Quando voi salite la scala, quella che porta al crocifisso, al cimitero di Vernetri, l'ingresso principale, sì. Quando state davanti al crocifisso, volgete lo sguardo verso destra, 10 metri sulla destra c'è una lapide buttata in terra là. Lui è sepolto lì sotto. Sta lapide evidentemente, non lo so, la foto adesso seppure rovinata, perché a forza di cadere per terra si è rotta, dietro proprio c'è la famiglia Stracca, che in qualche modo stanno lì. E chiudo, proprio con 5 minuti, abbiamo fatto vedere delle immagini, ma queste sono delle chicche che le voglio far vedere. Immagini di ragazzi della città di Vernetri, parliamo del 1910, ma immagini anche di quando si andava in mare. Dietro c'è scritto Foce Verde, io vi invito a guardare i costumi, andando a fare parte, ci vestiamo, poi andiamo a bagno, perché quello era, ci si vestiva per andare in bagno. Ancora qui già c'erano delle cartine, insomma, guardate il costume di questo allegro giovanotto, qua sopra, le donne con i vestiti fino a mano terra.
ma questa è la più carina, no, non questa, la prossima lo sarà, ancora si vestiti dentro l'acqua, vedete l'acqua alle gambe. Eccola qua la più carina. Questa è l'occasione in cui ci si fa la foto, questa probabilmente vedendo le costruzioni siamo verso Nettuno, ma la vedete questa corda? Potete immaginare l'utilizzo di quella corda? Si faceva il bagno di visi, maschi e femmine, e allora andavamo di corda. Però qui si sono messi tutti in posa, vedete, insomma, i costumi, i cammelli, i ragazzini, però, quindi e concludiamo con Monsignor Molesi, la comunione. Siamo andati oltre. Questa era quella di Antonio Molesi. Ma ce ne stava una, sta un po' più avanti, nella comunicanda che c'aveva una faccia che vedete si vede che cruma che c'ha. Allora, se il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, grazie a voi. Bravo. Bravo, Maurizio, bravo. Volevo farvi invece pure una sorpresa. La sorpresa siamo sempre ben accetti. Chi di voi conosce questo libro di Marcello Di Fa? Storia di una città, famiglie e piantagrane. Questo vi assicuro che era ricca perché non dappertutto si trova. Questo lo abbiamo ristampato, dico lo abbiamo perché io con l'associazione Padre della Racca di cui faccio parte facciamo anche di queste cose. Beh, io vi ho portato una trentina di copie. Se a qualcuno manca me lo dice che voglio ritornare.